Tante belle cose a tutti ragazzi, bentornati su KM Channel, sempre in compagnia di DK Marcio, secondo quarto di finale oggi tra i Day Titans e i BBWN. Alla nostra destra abbiamo appunto i Day Titans, alla nostra sinistra i BBWN, che finora hanno fatto dei pick veramente molto strani, perché vediamo Gadget, Chimera, Crunch, Countess e l'ultimo pick è Greystone. Dall'altra parte una squadra un po' più tipica, andiamo a vedere le formazioni con l'infografica. Squadre schierate, sono veramente molto curioso di vedere come si andranno a posizionare sul campo di gioco i BBWN. Anche per i The Titans, squadra comunque abbastanza semplice e lineare, abbiamo il carry, il supporto che probabilmente sarà Belica. Cazzeggio dentro torre per i The Titans che la stanno prendendo molto in scialla e si stanno divertendo. Un po' più diligenti qui, anche questa volta il BBWN, come la partita scorsa c'è una squadra che cazzeggia e una squadra che attende, già pronta, sul terreno di gioco. Sono davvero molto curioso di capire, fino adesso vediamo che c'è Crunch in safe lane da solo, mentre a sinistra, in quella che dovrebbe essere l'off lane, ci sono Contessa e Greystone. Voglio seguire molto da vicino questa offlane abbastanza strana, questo 2v2 con Tessa Greystone contro Marduk e Belica, perché uscirne fuori davvero qualcosa di assurdo. È una formazione assolutamente stranissima quella dei BBWN, vediamo se l'effetto sorpresa avrà la meglio sui The Titans, che magari non si aspettavano di avere contro con Tessa Greystone in offlane. Li vedo un po' in difficoltà, adesso c'è uno stun di Belica, combo con la bombetta, uno di vita, Contessa infatti muore, prima kill, first blood per i The Titans che vanno subito in vantaggio di kill. Attenzione, sono al gold, se ne sono accorti Contessa e Greystone, c'è Belica con uno di vita, probabilmente non andrà via sana da lì e infatti muore, potrebbe morire anche Marduk, vediamo se va giù, no. E questa qua la lane che dà maggiori soddisfazioni, ancora Marduk che esce dalla torre, non molto furbamente, però riesce a salvarsi con uno di vita, però la torre potrebbe andare giù, invece arriva Rampage. Buono lo stun di Rampage, potrebbe uscirne qualcosa di interessante, Belica ancora va con la combo stun e bombetta, si salva Greystone. Greystone ancora non ha la rinascita, però parte cattivo su Rampage che ha uno di vita, vediamo se riesce a fare la kill, sì c'è la kill, sblocca anche la rinascita nel momento esatto in cui il Marduk spara ragazzi, che cosa assurda è successa, adesso c'è Belica che si trova contro Contessa, lo stun è buono, Contessa ha uno di vita, riesce a scappare, vediamo se Greystone riesce a farsi un'altra kill, no deve andare via perché è arrivato Marduk. In mid si continua a farmare in tutta tranquillità, ma io tornerei ancora in questa assurda offlane 2v2, ancora al gold, vediamo se gli partono ancora un'altra volta al gold. Belica potrebbe uscirne morta un'altra volta, poveretta, infatti è così, ultimate di Contessa, Belica un'altra volta, easy kill per Contessa. Vediamo se c'è il tower dive di Greystone su Marduk, che mi sa che è proprio questo, perché Greystone ha la rinascita e vuole sfruttarla col tower dive, infatti si fa la kill, poi usa la rinascita, ma intanto vanno in vantaggio. Da questa parte Crunch contro Quang, diciamo che farmano da ore, non è successo niente, giusto in questo momento parte Crunch su Quang, potrebbe essere una kill, invece no, Quang bravo a bloccare con la spada, arriva Chimera, ulti, rip Quang, mamma mia, questa squadra ignorante sta dando soddisfazioni, 5 kill a 1 finora, tra l'altro 3-0-1 per Greystone, 1-1-3 per Contessa, si stanno fiddando veramente un sacco. Vediamo qui cosa succede perché c'è un 2v2, hanno fatto T1, vogliono fare T2, Contessa e Crunch contro Quang e Rampage. Potrebbe uscirne fuori qualcosa di veramente strano. Attenzione, buono il masso di Rampage. Quang però non se ne è accorto, era indietreggiato. Contessa fa un cerchio che leva non so quanto. Mamma mia, cosa è successo? Doppia kill, una per Crunch, una per Contessa. Contessa ti inizia a fiddare un po' troppo, potrebbe essere un problema. Vediamo se fanno fuori anche la T2. In mid qui abbiamo Gadget invisibile, secondo me succederà qualcosa perché Contessa in combo con Gadget è devastante, infatti fanno proprio così, bombetta, Gadget qui ha lanciato l'ulti al vento, completamente sprecata, ma intanto la kill è stata fatta.
Altra ulti di gadget un po' sprecata. Praticamente non si piglia danni nessuno. Arriva però Chimera come un fabbro. Fa fuori il Marduk. Qui Contessa fa un tower dive contro tre. Non è una buona idea. Infatti ci resta secca. Ha regalato una kill agli avversari qui Contessa. Per quanto è feedata. Però non sarà un problema. Parapia ancora qui a destra. C'è un 2v2. Crunch e Chimera. Che menano come Fabri Rampage, costretto a scappare. Nel frattempo Awi se la sta prendendo con Chimera, che ha uno di vita. Vediamo come piazza l'ulti, molto bene. Un colpo è andato, col missile è morto. Vediamo, missile, infatti. Buona qui, buona giocata di Awi. Si era fatto una cosa veramente buona. Forse questa kill può dare un po' di respiro ai Red Titans, un po' messi sotto. Che però nel frattempo stanno perdendo la torre in mid. Quindi una kill, ma hanno perso una torre. Ancora gadget qui, dà fastidio ad Awi con una bombetta. Non si sa perché ha messo il cerchio. Un'altra ulti lanciata al vento. Attenzione, Contessa col rosso! One shottato Howitzer col rosso. Mamma mia, fermatela! Fermatela! Fiddatissima! Andiamo a controllare un attimo la situazione qui a destra, in quella che è la safe lane dei BBWN, perché la torre non è ancora andata giù. Crunch la sta difendendo abbastanza bene. Adesso però è contro un sacco di minion e due avversari, quindi potrebbe mettersi veramente molto male. Potrebbe perdere torre e regalare una kill. Vediamo se è così. Intanto arriva Contessa. Rampage ha sprecato l'ulti e non si è accorto che Marduk è stato praticamente instakillato. Rampage deve saltare via. Lo fa, però un po' troppo tardi. Peccato, l'ulti di Rampage è usata nel momento poco opportuno, perché aveva tanti minion e non c'era motivo di usarla. Invece gli sarebbe servita adesso per scappare via, ma mi sa che non ci riuscirà. E infatti Crunch si prende la kill. Vediamo un po' cosa succede in mid. Gadget anche questa volta usa l'ulti sui minion, non una strategia molto vincente. Magari faceva comodo adesso che c'è Chimera qui. Chimera parte su Kuang incazzato nero. Geko non può far molto. E infatti kill easy per X-Mat. Vediamo se va giù anche la T2, che ha pochissima vita. Awi difficilmente la riuscirà a salvare. Prova l'ulti in disperata, ma è andata via la torre. Va via anche Chimera. 21 kill a 3. Contessa domina con un 12-2-6. Sta praticamente trascinando alla vittoria i BBWN con una facilità estrema. Un po' in ombra agli altri, che comunque stanno facendo una buona partita. Maluccio tutti i membri dei Titans. Qui sono morti in due dei The Titans e potrebbero perdere l'inibitore a destra, perché Contessa e Crunch hanno veramente tanti minion. Entrano infatti in inibitore. Questo inibitore secondo me va giù. Non penso riescano a farsi il nucleo, perché stanno per rientrare i The Titans morti. Però inibitore va giù. E infatti così è, inibitore down. Vediamo che succede da quella parte, perché Contessa sta partendo su Marduk insieme al Greystone. Wow! Instakillato col rosso, sicuramente. Infatti c'è il rosso, mamma mia, troppo fidata questa Contessa. Però il Marduk qui fuori posizione senza lumi ha praticamente regalato una kill. E ce n'è qui 3 contro 2, può essere importante. X-Mat parte ancora su Geko, sì, su Kuang. Kuang sicuramente non ce la fa, perché scappare via da un Chimera è una delle cose più difficili da fare in questo gioco. Basta un R1 e boom, infatti è andato. Vediamo se va via anche Rampage, ovvero Joandy. Si riesce a salvare al momento. Però è finita l'ulti, è finita la semi-immortalità. Tutto si mette male. Anche Belica qui, molto male. Non riuscirà a salvarsi, forse sì. Sì, si salva, ma credo che la partita sia finita. C'è X-Mat incazzato nero che vuole farsi anche Awi, ma non c'è più tempo, perché i minion sono dentro inibitore e sono tantissimi. La partita si sta per concludere, 23 kill a 3. Una partita dominata dai BBWN, che con una squadra tutto sommato strana, perché senza carry, con una composizione del team veramente anomala, sono tuttavia riusciti a cogliere di sorpresa i Titans e dominare la partita, grazie soprattutto a una Contessa che ha fatto una grandissima partita. Devo dire, un mazzo molto molto buono, e il suo 12-2-6 ha praticamente portato alla vittoria gli alleati. Va bene ragazzi, non mi resta altro da dire se non iscrivetevi al canale per non perdere le prossime partite del torneo. Tante belle cose a tutti, da Keymarch è tutto e ciao!